Amadeus ospite di Paolo Bonolis dopo il mancato Festival di Sanremo. Paolo Bonolis ospita Amadeus a chi ha incastrato Peter Pan. Ultima puntata di chi ha incastrato Peter Pan. Stasera. Il progetto iniziale era di 8 puntate, ma a causa degli ascolti non troppo brillanti, complice la posizione nel palinsesto non proprio favorevole, la rete ha deciso di cancellare le 2 puntate previste. Paolo Bonolis ha ringraziato comunque l'azienda per la fiducia concessagli con questo show con i bambini che tanto è piaciuto al pubblico. Luca Laurenti si è cimentato con il mentalismo con risultati eccezionali per non parlare degli ospiti che si sono riversati nello studio per sottoporsi alle curiose domande dei bambini, da Alessia Marcuzzi a Belen Rodriguez passando per Arisa e Gigi D'Alessio fino al grande Gigi Proietti e lo chef Antonino Cannavacciuolo. In questa ultima Paolo Bonolis ospiterà la sua amica Antonella Clerici, Amadeus, il duo comico Pio e Amedeo, diventati famosi per il programma Emigratis, e il rapper Fabio Rovazzi. Amadeus torna a Canale 5 per rispondere alle domande dei bambini e sarà molto interessante, per il pubblico da casa, assistere allo scambio di battute tra i due pezzi da 90 della televisione italiana. Amadeus si appresta a concludere un'annata straordinaria e ricca di successi, da soliti ignoti a Reazione a Catena fino a Stasera Tutto è Possibile. E il Festival di Sanremo? Ebbene per molti era il conduttore più palpabile per questo festival, ma ancora una volta la Rai ha fatto la sua scelta, condivisibile o meno. Amadeus dopo il mancato Sanremo 2018 arriva da Paolo Bonolis su Canale 5. Tutti avrebbero voluto due nomi per il Festival di Sanremo 2018, Amadeus o Fabrizio Frizzi. Quest'ultimo è stato colpito da una lieve ischemia, ma ora è stabile e sta bene. Soltanto la famiglia, e la Rai, annuncerà quando potrà tornare al lavoro. Amadeus, invece, si dovrà accontentare di condurre l'anno che verrà il 31 dicembre 2017 su Rai 1. Una stagione di successi e chissà quante ancora ne vivrà l'amato conduttore scognomato. Ormai è diventato un volto fondamentale per la Rai tanto che diverse persone erano pronte a scommettere sulla sua conduzione dell'atteso Festival di Sanremo. Purtroppo per molti la conduzione è stata affidata a Claudio Baglioni, è anche direttore artistico, e la speranza di vedere Amadeus al timone della manifestazione canora si sposta al 2019. Nel frattempo quest'ultimo sarà ospite questa sera di chi ha incastrato Peter Pan? Con Paolo Bonolis dove risponderà alle domande dei bambini in studio.